Collegati, buon pomeriggio a tutti, bentornati a questo appuntamento webinar organizzato in collaborazione con Leontech. Io sono Pierpaolo Scandurra e do il mio benvenuto a questo webinar a Marco Occhetti, vedo il collegamento. Ciao Marco. Ciao Pierpaolo. Bene Marco, allora di cosa parleremo oggi? Abbiamo un po', insomma, come di consueto, ricordiamo soprattutto per chi eventualmente fosse un po' nuovo, che sono degli incontri che noi svolgiamo mensilmente per affrontare la tematica dei certificati. In particolare andremo a vedere delle tipologie di certificato che necessitano magari di qualche attenzione o qualche racconto in più, e poi vedremo qualche idea selezionata dal nostro ufficio studi e molto spazio cercheremo di darlo anche alle vostre domande. Pertanto, qualsiasi tipo di richiesta dovesse arrivare, naturalmente sempre inerente al mondo dei certificati Leontech, saremo ben lieti di andarle a vedere e quindi di rispondere. Dopodiché vi ricordo che il webinar è in fase di registrazione, quindi se non doveste riuscire a vederlo tutto o comunque aveste perso, lo potete vedere anche in un secondo momento direttamente sul nostro canale Telegram e quindi naturalmente un saluto anche a chi lo sta vedendo in fase di registrazione. Marco, brevemente, di cosa parleremo oggi? Sì, allora, volevamo presentare due nuove tipologie di certificati. Quindi, il primo gruppo di certificati saranno i Leverage Autocall e il secondo gruppo i Target One Autocall. Forse dei Target One ne abbiamo già parlato una volta, ma sicuramente vale la pena riprenderli, proprio perché con le condizioni attuali di mercato ci sembrano una soluzione assolutamente interessante. Quindi questi saranno, direi, due gruppi o temi che andremo a presentare e secondo me è assolutamente necessario, ecco, fare questa presentazione durante questo webinar di formazione. E poi lasceremo invece, come dire, la parola a te e quindi all'analisi che ha fatto il vostro ufficio studi su tre prodotti, poi se ce ne sono di più, ben venga. Che invece avete individuato che vi sembrano interessanti da tutta l'offerta che abbiamo noi sul secondario. Ok, grazie Marco. Allora, proprio perché oggi parleremo principalmente di Leverage Autocall e di Target One, se preparatevi eventuali domande e richieste di approfondimento, perché queste saranno le due tematiche principali. Dopodiché, come già detto, qualsiasi altro argomento potrà essere trattato. Però sono due tipologie di prodotto, quella dei Target One, conosciuti sul mercato anche, lo ricordiamo per dare un'idea, come One Star, ma il senso è fondamentalmente lo stesso, ma definiamo giustamente Target One. Questi hanno già avuto nelle scorse settimane dei momenti di approfondimento e sono effettivamente strumenti che ben si prestano anche in condizioni di mercato dove c'è una decorrelazione o comunque una bassa correlazione tra i sottostanti. Dei leverage, invece, credo che sia importante approfondirli perché nascondono dietro delle evidenti opportunità anche dei rischi effettivamente che non bisogna sottovalutare, lo ricordiamo Marco, insomma, leverage autocall è proprio perché c'è questo aspetto di leva che va ad agire nello scenario negativo e quindi lo spiegheremo bene perché è importante capire. Dopodiché, come al solito, non c'è il prodotto migliore degli altri, va sempre considerato in funzione di quelle che sono le proprie propensioni, le proprie aspettative, quindi anche uno strumento che eventualmente vada ad incrementare il passivo in caso di discesa, ma che può esplodere al caso del rialzo, può fare al caso di chi crede veramente in un buon andamento. Quindi non c'è il prodotto migliore di altri e chiaramente va considerato in base a quello che è l'aspettativa. Dico questo perché negli ultimi, e quindi ti giro immediatamente una domanda e non so se vuoi, prima del mio commento di apertura, se vuoi dire anche tu qualcosa, però ci stanno chiedendo se ad esempio avete emesso prodotti su indici decrement sui quali ultimamente noi stiamo andando a fare una serie di approfondimenti perché sul mercato se ne stanno vedendo, diciamo, un po' di più o con dividend adjusted o con indici decrement, sono quelli che permettono di creare un dividendo sintetico con il quale l'emittente può strutturare in maniera più tranquilla e riducendo quindi la componente di rischio che soprattutto nel 2020 ha portato a
importanti situazioni di disagio ai conti di qualsiasi investment banking. Quindi la domanda e quindi la considerazione è questa: non c'è il Sì. prodotto, anche in questo caso, migliore sugli indici decrement o comunque su quei prodotti un dividendo sintetico? Ci sono dei rischi che vanno a gravare maggiormente in questo caso sull'investitore, ma a fronte di questo si ricevono degli evidenti vantaggi immediatamente. E quindi anche, ripeto, in questo senso, poi non è che sono da demonizzare dei prodotti piuttosto che altri, basta capirli. Quindi la domanda è, Marco, se li avete fatti e se si può fare un esempio. Allora, giustissimo quello che hai detto. Noi a oggi non ne abbiamo ancora emessi, per quale motivo? Non perché non vogliamo farlo e non perché in altri mercati non l'abbiamo fatto, ma perché stiamo per diventare BMR compliant nel gergo tecnico, cioè c'è una nuova normativa che si chiama European Benchmark Regulation, che è entrata in vigore l'anno scorso, ma 1 gennaio 2021, ma entrerà in effettivo vigore, quindi hanno lasciato un grace period, un periodo di aggiustamento agli emittenti per allinearsi. Noi stiamo facendo tutte le application ufficiali, speriamo a breve, perché siamo veramente agli sgoccioli di diventare approved European Benchmark Index Calculators, quindi potremo creare, emettere, calcolare noi stessi questi indici e a questo punto fare offerte pubbliche su questi indici. Abbiamo già una cinquantina di indici Leontech lanciati, su cui abbiamo fatto svariati prodotti in Svizzera e in altre giurisdizioni. Stiamo aspettando ancora questa approvazione per partire in Europa. Quindi no, al momento non ne abbiamo nessuno. Con questo assolutamente interessati e assolutamente allineati col mercato. Spenderemo poi tempo ulteriore, ma fondamentalmente faccio un brevissimo approfondimento così da spiegare il per quale motivo sono interessanti, magari per chi non abbia ancora avuto opportunità di approfondirli. Facciamo un esempio su un pricing di un autocall su Intesa San Paolo. Intesa San Paolo paga indicativamente un dividendo del 5-7%, qualcosa del genere, poi dipende chiaramente dall'andamento dell'azione. Io prezzo un autocall a 3 anni su Intesa San Paolo. Il mio trader deve prezzare questo rischio dividendo su 3 anni. Quindi sono, facciamo la media, 6% l'anno, 6, 12, 18% di potenziale dividendo che si andrà a incassare sul delta che andiamo a comprare, quindi sulle azioni che andremo a comprare per leggi del prodotto. Ma non c'è scritto da nessuna parte che Intesa pagherà effettivamente questo 6%. Tra l'altro è un dividendo importante, abbiamo tantissimi prodotti su Intesa, quindi il rischio che abbiamo noi come gran parte degli altri emittenti sul titolo d'Intesa è piuttosto importante. Quindi giustamente quando si ha un rischio, che cosa si deve fare? Si deve provare in qualche modo a gestirlo o provare a ridurlo. Quindi che cosa fa il mio trader? Come tutti gli altri trader, si prende un buffer di sicurezza, invece di prezzare esattamente il 6% di dividendo, andrà a prezzare un 4%, 4,5, 5, 5 e un quarto, lì esattamente la differenza di pricing che si trova tra un trader e un altro su una specifica struttura. Quindi in qualche modo si prende un haircut, un buffer, una parte di questo dividendo, per quale motivo capitano gli anni in cui Intesa non va bene, invece di pagare il 6 paga il 4, capitano gli altri come il 2020 in cui gran parte dei book di trading hanno perso un sacco di soldi sui dividendi, perché di punto in bianco Intesa, come tutte le banche europee, non hanno più pagato il dividendo. Quindi questo è il rischio dividendi, è un rischio assolutamente che fa parte di questo business e che dobbiamo gestire. Quindi per eliminare completamente questo rischio, che cosa si sono creati? Si sono creati questi indici nuovi, quindi l'indice su Intesa San Paolo, in cui si va a dire: bene,
fissiamo un dividendo, quindi noi andiamo a scontare che Intesa riceverà un 5% di dividendo per i prossimi 3 anni e l'indice si muoverà di conseguenza. Quindi se pagherà bene andiamo a rappresentarlo, se invece non pagherà l'indice verrà aggiustato per questa mancanza di pagamento. Quindi non si toglie nulla a nessuno, anzi è ancora più trasparente. Per quale motivo? Perché a questo punto il mio trader non si prenderà più quell'haircut che deve invece andare a prendere su quello che chiamiamo risky price sui 3 anni di dividendi d'Intesa. Ecco. Finisco qui, se no poi ci dilunghiamo troppo, però questo per dire cosa, sì, arriveremo, sì, è un approccio secondo me interessante, è vero che è un po' più complicato, perché chiaramente è più comodo per tutti guardare la quotazione d'Intesa che è su tutti i listini e fissarsi la propria barriera e punto, non andare ad avere il sottostante indice Intesa decrement, poi sì, ti lo prezzo in un modo, io in un altro, BUS in un altro e tutto il resto. Ecco, quindi lo capisco, però questa è la logica sottostante ed è assolutamente giustificabile. Marco, l'hai spiegato benissimo e devo dire che tra l'altro facendo in questo modo chiaramente si riescono a vedere dei prodotti che sono sulla carta estremamente più interessanti di quelli costruiti in maniera tradizionale, ma il motivo l'hai spiegato in maniera perfetta. Nella maniera tradizionale giustamente si fa una stima prudenziale di quello che è il dividendo stimato, nella maniera invece dell'indice sintetico o comunque dividend adjusted, sono due modalità differenti, ma comunque in particolare con quelli decrement c'è un dividendo che certamente arriverà nelle tasche dell'emittente e che potrà essere utilizzato per finanziare la struttura, quindi è evidente che ci saranno caratteristiche potenzialmente più interessanti. Io, dato che ci è stato chiesto, ovviamente non voglio togliere altro tempo a tutto il resto, ma proprio in due parole, dato che ci è stato chiesto pro e contro, il pro è evidentemente questo, cioè avere immediatamente sulla carta un prodotto potenzialmente più interessante. Il contro qual è? Il contro è che chiaramente se il dividendo che poi verrà effettivamente staccato da Intesa, nel caso specifico, dovesse risultare più basso di quei 0,1970, l'indice li perde e Intesa no. Quindi ci si troveremo con l'indice decrement che reinvestirà 10 centesimi, ma ne staccherà 19,70. Questo con conseguente under performance, ad esempio. Tanto per far vedere su Intesa, come giustamente dicevi, questo è un grafico dal 2012 al 2022, un orizzonte temporale molto ampio, sono 10 punti, sono 10 anni, ma mentre Intesa ha realizzato una crescita dell'80%, l'indice decrement del 20%. Questo vuol dire che comunque è stato un gap molto importante su un orizzonte molto lungo. Prodotti non durano mai 10 anni, durano 3-4 anni, quindi chiaramente non è così. Però l'unica cosa è capirlo, non capire il rischio. Dopodiché uno lo può accettare, soprattutto se il dividendo dovesse addirittura migliorare, sarebbe invece in questo caso favorevole all'investitore perché viene staccato 0,19 e magari Intesa ne stacca 0,25. Tutto dipende dall'andamento del mercato. Va bene, e dato che ci siamo dilungati molto, naturalmente non mi dilungo io nel commento, c'era solo una domanda che ci chiedevano il ribasso di ieri ed oggi se può essere più imputabile alla situazione ucraina piuttosto che al tema inflazione e Stati Uniti. Io dico la mia, credo che molto dipenda proprio più da temi macroeconomici che dalla situazione ucraina, in quello sembra che i mercati abbiano in qualche modo digerito, o viceversa, la notizia che è arrivata ieri, dopo che il Nasdaq era leggermente negativo, invece è arrivata la conferma da parte di Brainard che la Fed accelererà addirittura sul processo di tightening e quindi di anche non solo riduzione, quello avevamo già visto il quantitative easing, ma in questo caso proprio mosse a favore di una restrizione ulteriore con aumento dei tassi. E questo già da maggio, e il mercato non è stato molto contento, quindi tra ieri e oggi è arrivata questa accelerazione ribassista. E stasera minute della Fed per vedere un po' più nel dettaglio. Quindi credo che sia più implicazione legata a fattori macroeconomici che al tema Ucraina. Ma non vado oltre. Marco, invece vengo da te a questo E sono punto. d'accordissimo, tra l'altro, Pierpaolo, Ecco, con ti il tuo commento. ringrazio naturalmente anche del tuo parere. Invece io vengo da te, a questo punto
ti chiedo di condividere il tuo monitor perché vorrei iniziare con te a vedere i target one e i leverage. Ti preannuncio che in particolare sui leverage ci sono già diverse richieste, in particolare di spiegare bene il funzionamento a scadenza e magari anche che cosa succede nel durante, che è sempre una cosa un po' più difficile, no? Sì, proverò a spiegarlo in parole molto semplici e speriamo che funzioni bene. Allora, andiamo a prendere subito un esempio. Dunque, in primis, come trovare i leverage autocall dalla nostra homepage. Vedete qui a sinistra abbiamo fatto alcune macro famiglie. Quindi target one sono quelli che troveremo, che analizzeremo successivamente. Leverage autocall, clicchiamo e qui sotto la lista dei vari leverage autocall che abbiamo emesso, quindi da pochissimo. Quindi la gamma è ancora relativamente ristretta, secondo noi è una proposta piuttosto interessante e quindi speriamo di continuare con queste proposte. Allora, partiamo con, mi sono segnato alcuni, diciamo alcuni ISIN code, ma effettivamente la logica è identica. Quindi partiamo comunque col primo di cui mi ero segnato di parlare. Ma come vedete, qui si trova già o si nota immediatamente una differenza rispetto a tutti i prodotti, cioè si gravita in zona 500. E non più in zona 1000. E fondamentalmente la differenza sta proprio tutta qui. Cioè, il prodotto è assolutamente identico a un autocall standard, ma invece di pagarmi 1000 euro per incassare una cedola, ve ne chiediamo solamente la metà, 500. Il payout è identico a quello precedente, per cui a fronte di un meno 50% del sottostante perderò 500 euro investiti, per cui che cosa significa? Che se andrò sotto barriera su questo prodotto dove la barriera è fissata al 50%, incasserò zero. Questo è diciamo il riassunto di come funziona un leverage autocall. Quali sono i lati positivi e i lati negativi? Allora, il lato positivo che cos'è? È che io invece di investire 1000 euro posso investire solamente 500 euro, ma ottenere lo stesso rendimento che avrei ricevuto sui 1000 euro. Quindi con quegli altri 500 euro, per esempio, posso fare un mutuo, posso pagare la rata della macchina, quello di cui ho necessità. Per cui chiaramente per questo il nome leverage autocall, per quale motivo sviluppiamo una leva, cioè invece di darmi 1000 euro ne ho bisogno solamente di 500. È ovvio che dandomene 500 a fronte di un meno 50 vado a perdere tutti i 500. Quindi da una parte si avrà una maggior volatilità, ecco, del pricing di questi prodotti. Per quale motivo? Perché il prezzo è come se fosse lo stesso un'emissione su 1000, quindi se si perde il 10% perdo 100 euro su 1000, ma ovviamente su 500 euro versati andrò a 400, quindi la performance che poi vedrò sul mio conto titoli sarà, come dire, accelerata causa questa differenza, però in realtà io ho gli altri 500 euro che non ho investito nel mio portafoglietto cash lì a disposizione. È chiaro che se invece di comprarmi solo 500 euro di questo prodotto e tenere gli altri 500 euro a disposizione, peraltro mi compro tutti i 1000 euro su questo prodotto, quindi comprerò due certificati, allora qui svilupperò effettivamente leva, nel senso andrò a investire 1000 con la possibilità di perdere tutti i 1000 nel caso in cui si vada al di sotto del 50%.
Spero di essere stato chiaro con questa spiegazione. Andiamo comunque ad analizzare il prodotto. Quindi, lato positivo, finisco la lista, non è che l'abbia proprio preparata, però lati positivi sicuramente utilizzo minore di cassa, quindi la posso utilizzare in altro modo. Altro lato molto positivo, secondo me, anzi estremamente positivo, è che a questo punto ho un floor almeno 50, cioè rompo la barriera benissimo, perdo i miei 500. Se avessi invece uno strumento standard in cui dove ho pagato 1.000 euro e il mio worst mi fa meno 80, chiaramente vado a perdere 800 euro su 1.000 investiti. Qui invece più dei 500 che vado a mettere sul tavolo non li potrò perdere. Quindi in qualche modo è come se avessi una specie di, diciamo, di protezione al di sotto della quale non posso scendere. Lato negativo, se vogliamo, è chiaramente questa protezione ha un minimo costo e la leva, come sempre, ha un minimo costo. Quindi poi dobbiamo andare a valutare ed eventualmente comparare effettivamente quanto questo costo di leva sia effettivamente come dire rispecchiato poi rispetto al rendimento di titoli simili con barriere simile, ma probabilmente con cedole differenti. Devo dire che l'impatto è minimo su questo punto, per cui ripeto, lo reputiamo una soluzione assolutamente interessante. Andiamo a vedere il primo prodotto, questo su Eni Stellantis UniCredit. Sì, anche perché ci sono comunque. Intanto, vabbè, tanto lo direi adesso, però la domanda ricorrente, e che ti anticipo, io avevo letto anche sui forum quando hai fatto l'emissione e quindi si dibatteva, è la cedola su quale importo viene calcolata. Quindi Certo, concentriamoci anche su questo aspetto. certamente. Allora, Questo che c'è scritto lì allora. esatto, è scritto, ma sono d'accordo che è giusto analizzarlo, ma andremo a vedere e capirete tutto in maniera chiarissima. Dunque, da una parte vedete come il prezzo di emissione è proprio di 500 euro e non di 1.000 rispetto a tutti gli altri prodotti. La schermata fondamentalmente identica. Qui si parla di cedola per anno, ma poi in realtà è spiegato ancora in maniera più chiara in questa tabella. Per cui, che cosa significa? Significa che io per ogni certificato che andrò ad acquistare, per cui che pago 500 euro, incasserò 4 cedole trimestrali del 12,5. Quindi che cosa significa? Significa che incasserò i 50 euro su un anno, giusto? Sono 25 su 6 mesi più altri 25 su 6 mesi. Quindi sull'anno incasserò 50 euro di cedola, ho investito 500 euro nel prodotto, 50 euro diviso 500 sono il 10%. Quindi questa cedola del 5% viene indicata in questo modo per quale motivo? Perché se andiamo nella documentazione del prodotto e ci scarichiamo il term sheet, andrete a vedere che il reference ci sono due termini, come in tutti i prodotti: l'issue price, che in questo caso non è 1.000 ma 500, e invece il reference amount, che è 1.000 euro. La cedola nella formula di tutti i nostri prodotti viene sempre pagata sul reference amount moltiplicato per conditional coupon rate più la sommatoria da 1 a n. Chiaramente, questo è nel caso di effetto memoria, giusto? Se non sono pagati precedentemente. Quindi, perché indichiamo quel 5%? Perché il 5% su 1.000 è uguale al 10% su 500. Pierpaolo, sono stato chiaro? Sì, chiarissimo. Quindi insomma, possiamo Ottimo. dire che la cedola quindi sarà di potenzialmente di 50 euro l'anno, durata 3 anni, sono 150 euro di cedola complessiva su 500 di investimento.
Quindi ecco che abbiamo un 30% potenziale di rendimento. Corretto, quindi se vogliamo ritornare alla tabella precedente, Leverage Autocall, e andiamo a vedere tutti i prodotti che si vedevano precedentemente, abbiamo visto che questo Eni Stellantis UniCredit in realtà non paga il 5, ma paga il 10 di cedola. Quindi possiamo in qualche modo pensare di moltiplicare queste cedole per 2. Per avere effettivamente l'indicazione di rendimento con il calcolo della leva sul capitale investito. Quindi questo Eurostoxx Banks che paga un 6% di cedola, andiamo ad aprirlo e in questo caso abbiamo appunto un 6% sui 1000, ma vedete che le singole cedole sono 30 euro a semestre, 60 euro sull'anno, 60 euro diviso 500 euro investiti, siamo al 12% di rendimento. Oh, Marco, se scatta l'autocall, rimborsa 500 o 1000? Ovviamente rimborsa 500. Troppo bello. Sì. Vabbè. Ok, quindi ammontare del rimborso, qui lo vedete rispetto a un autocall normale dove qui c'è sempre il 100%, in questo caso ovviamente viene rimborsato il 50%. Perché utilizziamo? Allora voi dite, ma perché invece non mettere la cedola in quel modo e tutto il resto? No, per quale motivo? Perché, come dicevo precedentemente, le formule sono uguali, quindi il reference amount è il punto di partenza e l'applicazione poi del calcolo delle performance è esattamente come un autocall standard. Guarda, Marco, può essere utile in questo senso chiarire una cosa di cui ovviamente non tutti devono essere necessariamente a conoscenza, ma quando un emittente decide di quotare dei prodotti, naturalmente deve presentare agli organi di controllo, in questo caso poi anche a Borsa Italiana per la quotazione, deve presentare un programma di emissione, come se dovesse dire prima, guarda, io intendo fare questo nei prossimi mesi o nel prossimo anno. Quindi deve presentare questo programma dove dentro si mettono tutte le ipotesi, no? Quindi voglio fare dei bonus, voglio fare gli autocall, dei cash collect e così via. Borsa Italiana li autorizza e sulla base di quel programma l'emittente può operare durante l'anno. Se il programma è stato presentato con determinate caratteristiche e queste formule che ci sta facendo vedere Marco, non è che a un certo punto puoi fare un prodotto totalmente nuovo, inventartelo senza dirlo a Borsa Italiana. Ecco perché, per motivi legati alla documentazione già esistente, deve continuare a seguire quel 1000 di reference amount, perché non ci sono term sheet che possono avere un reference amount da 500, evidentemente, e quindi per rimanere legali a quelli che sono i programmi, i documenti già approvati, si parte da lì. Quindi credo, poi non, naturalmente Marco sai meglio di me, però chiarito. Assolutamente corretto. Ok, Sì, quindi... in più, essendo un nuovo payout, abbiamo, beh, in primis la menzione chiaramente in questa banda viola che inseriamo su tutti i payout particolari di qualche dettaglio in più sul payout stesso, ma in secondo luogo il collegamento poi a una presentazione specifica sui leverage autocall che abbiamo preparato, quindi si può tranquillamente andare a scaricare questa presentazione e studiarla con attenzione e ci saranno tutte le spiegazioni con i vari esempi numerici. Quindi così tra l'altro vedete, ci sono tutte le tabelle esplicative, i vari esempi numerici, il payout a scadenza e vedete effettivamente come a fronte di un meno 50, per cui performance del sottostante a scadenza, il sottostante parte da 100 e si va al di sotto del 50, su un prodotto normale avremmo incassato 500, 400 e così via. E qui chiaramente al di sotto del 50 invece si finisce a zero. Guarda Marco, credo che questa sia la tabellina in assoluto più chiara che può aiutare, perché poi effettivamente il confronto tra il prodotto classico e questo, anche perché continuano ad arrivare domande se possiamo riesemplificare il rimborso se si va sotto barriera. Ecco, qui mi sembra assolutamente chiaro e
Ma è qui. Poi, guarda, io approfitterei un attimo per far vedere, visto che lo abbiamo anche tracciato anche all'interno del CHATLAB, volevo farti vedere, quindi, ecco qui, all'interno del CHATLAB, l'analisi di scenario del certificato su Stellantis, insomma, questi sottotitoli italiani. Come potete vedere, se io vi nascondessi il prezzo di emissione, fondamentalmente il rendimento annualizzato e la perdita sarebbero, diciamo, un po' forse troppo buoni rispetto a quello che è effettivamente. Mi spiego meglio. Cioè, un meno 50, vedere meno 100% non è una cosa che abitualmente siamo abituati a considerare. Quindi, in questo caso, il prodotto su 3 anni paga un 36%, che è la somma delle cedole che abbiamo detto, 50 più 50 più 50 anni, ovvero 12,50 a trimestre. Quindi, quello è il rendimento. Perciò, 1000. Perché mi continuano a chiedere, giustamente dico, perché la cosa è nuova e quindi siamo qui per rispondere a queste domande. Cioè, ma quindi 1000 a cosa serve? Allora, 1000 serve per far nascere il prodotto con questo effetto di leva e per rispondere alle logiche della documentazione. Detto questo, non c'è rimborso a 1000 né nell'autocall né a scadenza. Si parte da 500. Quindi il rimborso a scadenza sarà 500 più tutte le cedole già pagate o eventualmente rimaste in memoria, ipotizzando che non ne paghi neanche una e le paga tutte assieme all'ultima data, rimborsa 650, perciò 1000 non lo rimborsa mai. Di conseguenza, però, essendo in questo caso emesso a 500, se rompe la barriera, dove su un prodotto a 1000 mi troverei a perdere 500 euro, in questo caso li perdo tutti. Quindi questa è l'analisi scenario. Marco, ti faccio un paio di considerazioni, poi continuo eventualmente a leggere qualcosa. Ci sono, secondo me, in questa idea, poi hai detto i pro e i contro, c'è un consiglio che mi sento naturalmente di dare, l'ho già fatto, ma ribadiamolo. Non guardiamo alla leva di questo strumento come l'opportunità di raddoppiare, che è tipicamente l'utilizzo che fa il trader della leva, no? Se tu a un trader gli metti in mano un prodotto leva 10, lui spende gli stessi soldi che avrebbe speso su un prodotto a leva 1, ma così moltiplica per 10 le performance. Questo lo fa il trader. L'investitore invece vede quell'opportunità di leva 10 per impiegare un decimo del capitale, così che gli altri 9 decimi li utilizza per altro. Ecco, il consiglio è: se pensavate di investire 10.000 euro su un cash collect tradizionale emesso a 1000, non investite 10.000 su questo. Perché investire su 10.000 su questo vuol dire potenzialmente, a fronte di un meno 50, perderli tutti. Investitene 5.000 e otterrete esattamente lo stesso risultato. Credo che questo sia un consiglio, non so, Marco, tu lo hai già detto, ma credo che poi sia effettivamente così, cioè che dovrebbero essere utilizzati. Dall'altra parte, poi naturalmente Marco ti lascio confermare o smentire. Dall'altra parte ti dico che dal punto di vista dell'investitore, purtroppo, ma sono già stato abituato con altri strumenti, quello zero, cioè quella perdita totale, spaventa. Purtroppo non si riesce, anche e soprattutto se l'esempio è il consulente a proporlo al cliente, l'idea che possa perdere tutto è una cosa che spaventa. Quindi a questa, diciamo, situazione, tu Marco, come risponderesti? Immagino che te l'abbiano tra l'altro anche già fatta questa domanda. Certo, io risponderei sul fatto che il cliente, supponiamo per i 3 anni di vita del prodotto, abbia potuto utilizzare gli altri 500 euro per determinati altri scopi. E quindi questo è il grande valore aggiunto, no? È un pochino lo stesso discorso, penso, che si possa fare in qualche modo rispetto al comprarsi l'automobile cash o fare leasing. Sì, magari il leasing ha un costo leggermente maggiore, ma non spendo immediatamente 50.000 euro, faccio un numero a caso, per un'automobile. Ne metto 10 di deposito, spendo la rata di 1.000 euro al mese o quello che sia. E questo che cosa mi permette? Mi permette di avere gli altri 30-35 mila euro a disposizione sul mio conto ed eventualmente utilizzare quei 30 mila euro come down payment per acquistare un appartamentino su cui oltretutto poi andrò a fare un mutuo. Insomma, si sviluppa un pochino la leva, ecco, però fondamentalmente è cassa e
avere cassa sul conto è sempre interessante perché spuntano sempre le occasioni. Nel mezzo delle crisi, che cosa si dice? Cash is king. Perché quando tutti sono terrorizzati, il mercato implode, chi ha cassa in quel momento fa dei grandi affari. Pensiamo solamente invece di avere tutto il portafoglio già investito dei prodotti che magari da 1.000 mi crollano e finiscono a 200, intanto su questi ci si ferma a 500 come si è detto, no? Quindi io ho un altro 500 a disposizione in cui posso entrare sul mercato in quel momento, veramente in momenti di crisi ed eventualmente approfittarne. Quindi pensiamolo forse, ecco, come invece di investire tutto il mio portafoglio, se io andassi a investire solamente, per esempio, su questi leverage autocall, posso investirne 500, tenermi il mio portafoglio di 1.000, di altri 500 a disposizione e non avere quel perché, perché in qualche modo sono conservativo, ma dall'altra parte non dire, cavolo, sono investito al 50% e quindi sto guadagnando solo sul 50% del mio portafoglio. Non è vero, stai guadagnando sul 100% e quindi le cedole arrivano esattamente come se tu avessi investito 100, ma in caso di crisi, in caso di bisogno, hai liquidità a disposizione immediatamente sul conto per eventualmente sfruttare qualche occasione in più. Questa è una lettura molto interessante, Marco, questo aspetto del tenersi la liquidità, perché lo abbiamo visto, intanto puoi accettare se la richiesta Sì. con il tuo monito, perché lo abbiamo visto tutte le volte che poi torna la volatilità, sarebbe bello riuscire ad approfittare dei prezzi bassi, però poi magari non hai soldi in quel momento perché li hai investiti tutti. Quindi, secondo me, la riuscita del prodotto dipende molto dalla disciplina che l'utente, che l'investitore riesce ad applicare nella gestione del proprio capitale, quindi veramente investire la metà, altrimenti c'è il rischio di farsi prendere la mano e comprare lo stesso, e a quel punto il rischio si incrementa, è vero. Allora, ci sono un po' di domande, poi magari cambiamo e andiamo sui target one. Allora, innanzitutto, la cedola condizionata, l'abbiamo detto, è su 1.000 e non su 500, la barriera è attiva solo alla scadenza? Allora, dipende chiaramente dal tipo di barriera, monitoraggio della barriera solo a scadenza, direi tutti, verificatelo sempre, ma tutti i target one, scusate, i leverage autocall che abbiamo emesso dovrebbero essere a barriera europea, quindi a scadenza, ancora di più, essendo dei prodotti levereggiati, non vogliamo sicuramente inserire le barriere continue che a quel punto lì porterebbero a, diciamo, degli impatti di prezzo ancora maggiori e quindi ancora più rischiosi. Essendo comunque in qualche modo un prodotto più volatile e più rischioso, per il discorso che facevo precedentemente, diciamo che abbiamo iniziato a proporre questa idea solamente su indici. Quindi vedete, tutti questi erano solamente su indici. Adesso abbiamo portato il primo prodotto su, diciamo, su singole azioni. E anche qui, discorso altrettanto interessante, no? Devo investire il mio portafoglio su singoli titoli per avere dei rendimenti interessanti, o grazie a questo prodotto inizio a poter investire anche su indici perché mi porta dei rendimenti più interessanti del solito? Ecco, questo potrebbe essere come dire, un'altra interpretazione, no? Per cui un prodotto su indici con barriera meno 40 che mi paga il 7% di cedola su base annua è una grandissima opportunità. Ecco, tra l'altro, pochi giorni fa erano tutti al di sopra della pari, adesso siamo ritornati in zona 500, per cui ritornano tutti ad essere piuttosto interessanti. Sì, no, pensavo che tra l'altro la barriera continua poi avrebbe proprio delle implicazioni sul prezzo che poi si andrebbe veramente ad No, no. allungare e diventerebbe pure da prezzare, sai, una barriera europea, però questo aspetto del fatto della barriera europea permette anche di dire una cosa, soprattutto a chi ce l'ha già in portafoglio, immaginando che uno dei sottostanti perda anche il 45%, il 50% nei prossimi 6 mesi, no? Con 2 anni e mezzo di vita residua, il certificato a quel punto non è che vale zero.
perché avendo dentro una componente temporale probabilmente varrà 150, non lo so, adesso sto andando così un po' a stima, che vuol dire permette comunque eventualmente in quel momento anche di poterlo liquidare perdendo meno di quello che si perderebbe poi a barriera effettivamente avvenuta. Cioè, c'è una tenuta del prezzo che permette di uscire anche prima. Certo, beh, il delta iniziale su tutti questi prodotti è comunque, allora se escludiamo l'effetto volatilità, il delta pure all'incirca di un 50%, Quindi se vuol non dire che non minore. vale per fare Quindi salvamento. esatto, esattamente. Ecco, in questo senso la domanda, c'è una domanda, ma questi certificati possono una volta a mercato, quindi adesso, salire a 550 o 600? No, non possono. È esattamente come un prodotto emesso a 1000, non, beh, tranne se fosse un bonus, diciamo, ma essendo tutti degli autocall, fondamentalmente il massimo su cui andranno a prezzare saranno la somma delle cedole future massime che si andranno ad incassare. Quindi rimarrà sempre in zona 500. Quindi il segreto che cos'è? È considerato esattamente come un prodotto normale, ma che vi offre un rendimento che vi permette di investire meno soldi sul prodotto per ottenere lo stesso rendimento. Complimenti a Leontech perché è un prodotto molto interessante che a parità di capitale potenzialmente consente anche una maggiore diversificazione. Questo è il parere di Andrea. Poi, ciao Pierpaolo, quale compreresti? Mi chiede Carlo. Beh, allora, devo dire la verità, io per il tipo di prodotto sfrutterei la dinamica per andare a lavorare sugli indici dove tipicamente non si riesce a trovare tutto questo rendimento. Quindi approfitterei della struttura, come diceva Marco giustamente, per andare su indici e lì poi dipende molto chiaramente da quello che uno cerca. Devo dire che mi colpisce molto il BEX perché fa 12% annuo poi alla fine, essendo un singolo indice. È vero che in questo momento sul settore bancario c'è più volatilità, però una barriera più al 60 sul settore bancario indice con un rendimento del 12 mi sembra interessante. Naturalmente così l'ho portata lì Carlo, quindi non prenderla proprio come indicazione studiata e ragionata. E la barriera viene calcolata su 500.000, cioè la barriera è calcolata sullo strike. Anche i gold warrant possono aiutare per questa finalità, ci dice Michele. Certamente un call warrant è un'opzione a tutti gli effetti, per cui acquisto una call option invece di acquistarmi l'ETF sul sottostante. Assolutamente sì, è chiaro che poi si entra in tutta la dinamica di quanto mi costa la call option, quanto è il premio e quanto deve essere il break even di performance dell'indice per recuperare il premio, ecco. Però sì, i warrant sono utilizzati proprio per chi vuole utilizzare molto meno capitale o sviluppare molta leva. Qui si parla comunque di una massima leva 2 e un warrant può esprimere molta più leva, no? Perché magari un warrant costa il 10% del prezzo di riferimento del sottostante e quindi chiaramente pagando 10 invece di 100 sviluppo una leva intrinseca di 10. Ok, poi rispondo a Vincenzo, mi chiede se è possibile avere registrazione, è arrivato purtroppo in ritardo. Sì, Vincenzo, lo puoi vedere da domani sul canale Telegram o comunque se ci mandi una mail, se non consulti il canale Telegram, ti mandiamo il link. E Marco, chiedendoti di passare al secondo argomento, visto il tempo come al solito, Mamma mia. corre via, esatto. Chiedendo di passare al secondo argomento, ti lascio questa domanda di Matteo che dice: ah, intanto Michele che dice: ok, scusami, intanto ancora non mi convince troppo, ma va bene. D'altronde, qualsiasi tipo di prodotto va assimilato e studiato. Gli airbag, quando sono partiti, mi ricordo qualche anno fa, ci sono voluti mesi e mesi per far capire e farne apprezzare le bontà. Probabilmente anche questi avranno bisogno di un po' di tempo e poi non per forza piaceranno a tutti. Detto questo, c'è qualche soluzione simile, leverage in ottica di protezione di portafoglio? Quindi in questo caso ci chiede Matteo se invece c'è qualcosa che permette di proteggere. Con questa domanda ti lascio poi raccontare invece il target one.
Sì, allora no, noi non abbiamo particolari prodotti a protezione, potremmo vedere effettivamente se creare alcuni inverse leverage autocall eventualmente e vedere se funzionano. I classici prodotti direi di hedging e di protezione sono o comprare put warrant oppure utilizzare i mini future, quindi tipo i turbo certificates short, secondo la mia opinione, sono i migliori strumenti che si possono utilizzare come protezione, molto meglio rispetto ai certificati a leva fissa, che hanno delle dinamiche di pricing un po' particolari dovuti dal compounding della daily performance, quindi della moltiplicazione della performance giornaliera. Invece i turbo non hanno questo. Complimenti Marco, come sempre, per la tua onestà intellettuale. Hai parlato di un prodotto che tra l'altro non quotate, e però hai effettivamente detto le cose come stanno. E Target One. Target One, via. Allora, andiamo subito. Stessa identico, diciamo, meccanica, no? Quindi sulla homepage certificati.leontech.com, sulla sinistra avete varie tipologie di prodotti. I Target One, altra famiglia di prodotti che abbiamo presentato da poco tempo, come dicevi anche tu, eventualmente One Star chiamati sul mercato. Com'è la logica del prodotto? Semplicissima, basta che uno dei sottostanti a scadenza si ritrovi al di sopra del livello target, che quasi sempre è al 100% del suo livello iniziale. Quindi, se uno dei tre sottostanti si trova al di sopra del suo livello iniziale, è indifferente dove si trovino gli altri due sottostanti. Quindi, prendiamo il primo della lista, generali Enel Eni. Se Enel e Eni, due energetici, per caso crollassero per chissà quale motivo e quindi fossero al di sotto a scadenza, al di sotto della barriera del meno 40, ma generali si trovasse al di sopra del suo livello iniziale, a questo punto prevale generali e quindi si ha rimborso accendo. Praticamente la barriera non viene attivata. Quindi se andiamo sul prodotto vedete target level 100%. Quindi questo è il meccanismo. Per quale motivo è interessante e per quale motivo lo stiamo proponendo? Allora, abbiamo fortunatamente per molti trascorso degli anni stupendi di bull market. Dal 2020 si è iniziato a ballare, adesso si pensava e si sperava di ripartire con un ottimo bull market, il mercato era estremamente positivo su quello, arriva la guerra, dopo la guerra arriva l'esplosione dell'inflazione, dopo questo arriva la Fed che giustamente e le varie banche centrali che in qualche modo devono intervenire per calmierare la situazione. Per cui questo che cosa significa? Significa che da qui ai prossimi anni probabilmente non sarà più difficile vedere delle performance così interessanti e importanti dei mercati. E quindi noi, come produttori di soluzioni di investimento, che cosa proviamo a fare? Proviamo a dare qualche strumento in più agli investitori per continuare a fare degli investimenti positivi. Per cui prima questo tipo di prodotto non era particolarmente richiesto, utilizzato o non ci avevamo pensato, viste oltretutto alcune situazioni dove noi stessi ci siamo scottati, scusatemi, e io in primis personalmente avevo comprato un certificato su Wirecard, come ben ricordate, è stata una pessima esperienza per tutti. Prendiamo l'esempio Wirecard. Io ho quattro sottostanti, uno di questi ha una performance positiva, Wirecard mi finisce a meno 99%, il livello target one del 100% mi salva completamente. Quindi può essere assolutamente uno strumento interessante. Ora, in questo caso qui lo reputo molto interessante. Per quale motivo? Perché parliamo di un petrolifero,
un energetico e un assicurativo, quindi veramente tre settori differenti, quindi ci può essere una vera e propria dispersione anche delle quotazioni. Andiamo a vedere come si comportano da inizio della vita del prodotto e in effetti una Generali a quasi più 7% e una Enel a meno 12%. Quindi Generali continuasse il suo corso, io sarei piuttosto tranquillo. In ogni caso, al momento, a fronte di questa comunque minima performance negativa del sottostante, il prodotto in ogni caso ha corretto leggermente, quindi si trova al di sotto della pari. Come per il leverage autocall, abbiamo inserito la presentazione, non trovate il link qua, ma se si va su servizi, tipologie di prodotti. E qui vedete, trovate tutti i tipi di payout e per ogni singolo payout trovate una presentazione come quella precedente. Quindi andiamo su Target One, spiegazione breve e visionare la presentazione. Di nuovo qui ci troviamo esattamente come prima, tutta la presentazione del prodotto, la descrizione del payout, esempi numerici, payout a scadenza e tutto il resto. Quindi non vi lascio poi consultarla con attenzione, visto che il tempo è tiranno e ne abbiamo ormai pochissimo a disposizione. Per cui questo come abbiamo impostato questo nuovo payout, per cui ritorniamo al target one dalla selezione della home page, andiamo a vedere le altre proposte che vi abbiamo portato. Io devo dire questo è uno dei più interessanti, secondo me, che abbiamo prodotto. Quindi, prima di tutto su indici settoriali e non su singoli titoli. E questo parlavamo anche prima dei leverage autocall su indici. Perché? Perché comunque l'indice ha un rischio intrinseco minore. Una singola azione può fare il meno 80%, che un indice faccia il meno 80% è decisamente più improbabile. Quindi, se possiamo proporre prodotti su indici, siamo sicuramente più contenti. Qui su settoriali abbiamo automotive, basic resources e oil and gas, tre settori differenti, 7% di cedola, prezzo scontato rispetto all'emissione, target one del 100% e performance dei sottostanti, effettivamente una estremamente positiva dei basic resources, tutte le materie prime che stanno volando, e chiaramente invece l'automotive che in questo momento sta soffrendo. Tutto il resto fondamentalmente standard. Ecco, se non sbaglio, non abbiamo inserito o in alcuni casi solamente il trigger discendente sugli autocall. Sulla parte autocall, cedole e tutto il resto vi faccio poi come dire, esplorare in maniera indipendente. Intanto spero che conosciate bene il nostro sito e possiate continuare la visualizzazione. Tornando ancora, abbiamo proposto invece altri prodotti, diciamo un pochino più correlati. Per esempio, un BMW Stellantis e l'indice settoriale automotive. Tra l'altro, Marco, questa è un po' una novità. Devo dire che noi, quando abbiamo visto le prime emissioni che avete fatto in questo senso, pensavamo fosse un errore o che l'indice fosse stato messo lì solo per, sai, in passato c'era una volta che veniva utilizzato l'indice solo per la maxi cedola o per. Invece no, avete messo comunque l'indice vicino accanto ai titoli nel basket. Sì, sia su questo prodotto qui sull'automotive che anche su questo su Banks, quindi BenPay, UniCredit e Banks. Per quale motivo? Prendiamo per esempio questo esempio che secondo me è estremamente calzante. È vero che qui l'effetto target one sarà sicuramente minore, no? Rispetto all'esempio che abbiamo visto inizialmente, che era quel Generali Eneleni. Però in ogni caso può aiutare per quale motivo? Perché se il settore, quindi è per questo che abbiamo inserito il settoriale, se il settore come macro categoria ha una performance positiva e non parliamo dei nostri vicini Unicredit, parliamo, vabbè,
facciamo un esempio strano, BNP, succedesse qualcosa di veramente drastico all'interno di questo sottostante, quindi finisse al di sotto della barriera, magari uno scandalo, magari un qualcosa, o prendete le cose che sono successe, Archegos, quindi l'hedge fund malese, dove su Credit Suisse, per esempio, ha avuto degli impatti veramente negativi. Ecco, qui basterebbe che il settore andasse bene per evitare poi invece il rischio sul singolo titolo. Quindi, ripeto, sono comunque correlati all'interno del titolo, ma avendo il benchmark può essere positivo, o dall'altra parte UniCredit magari performa molto male come le altre banche, BNP invece ha una situazione stellare, è al di sopra del suo target one iniziale e ci dà comunque un effetto maggiore di protezione. Bene Marco, allora ho risposto nel frattempo a un po' di domande, tra l'altro invito Enrico a leggere la chat perché mi ha chiesto, però a questo punto rispondiamogli direttamente, come si trovano nella piattaforma? Non ho capito se si riferiva al sito di Leontech o in questo caso piattaforma intendesse il CedLab, avevo quindi chiesto se poteva chiarire, però forse non ha visto la... Quindi rispondiamogli entrambe. Allora, mi sembra che nel sito sia abbastanza chiaro, no? L'ho fatto vedere lì sul menu di sinistra, Target One, c'è proprio scritto bello Target One Autocall, quindi Enrico lo puoi trovare direttamente dal menu. Per quanto riguarda il CedLab invece, è molto facile perché c'è la ricerca avanzata, in questo caso è sufficiente selezionare Leontech come emittente e scrivere STAR come parola chiave, perché noi cerchiamo di uniformare, Marco ovviamente ci perdonerai se non rispettiamo tutti i nomi commerciali, ma per favorire la consultazione degli utenti uniformiamo i nomi e quindi scrivere STAR come parola chiave e Leontech come emittente ed escono tutti i target one di Leontech. Allora la domanda Fantastico. Eventualmente magari lo metteremo anche in parentesi, magari sulla presentazione o da qualche parte, così da, come dire, provare ad sì. aiutare un pochino l'investitore. Ah sì, dai, allora diciamo che la questione è sempre la stessa, giustamente chi poi naturalmente segue un po' tutto il mercato vede che uno li chiama in un modo o in un altro, cioè anche non li uniformate, giustamente ricordiamo che poi ogni emittente denomina i prodotti anche in funzione di quello che è magari un aspetto più commerciale, magari si pensa che Target One renda più l'idea di One Star e quindi giustamente Leontech applica questo, no? Però mi rendo conto che dall'altra parte magari si pensa di essere di fronte a due cose diverse, invece sono uguali. No, allora la domanda più ricorrente è che poi se vogliamo Marco è anche forse, ti devo dire la mia, l'unico elemento che potrebbe essere perfezionato, ma mi rendo conto che chiaramente non è facile, è che se le cedole fossero anche in qualche modo legate a questo meccanismo Target One, il prodotto a mio avviso sarebbe perfetto. Perché? Perché giustamente ci chiedono per il capitale, quindi si salva se uno dei sottostanti è sopra il livello target one. Il problema è che le cedole invece continuano ad essere legate al worst off. Quindi se uno finisce sotto barriera, cedole non ne prendi, ti salvi il capitale ma non incassi nulla. Ecco, se esistesse il modo di agganciare anche le cedole al target one, magari pagando un po' meno, secondo me verrebbe il prodotto ideale, perché ci sono dei basket che voi avete creato negli ultimi mesi, adesso tu hai fatto vedere quelli che hanno una logica di maggiore decorrelazione e quelli che sono un po' più correlati, per esempio qui dentro c'è un Tesla Volkswagen che hai nell'offerta in questo momento, dove Volkswagen perde il 20%, Tesla invece, come sappiamo nell'ultimo mese, tolto ieri oggi, era salita molto. E quello, se anche la cedola fosse agganciata al target one, questo comprarlo sotto la pari avrebbe alte chance di risultato. E questo lo stiamo vedendo. Ma ce n'è addirittura un altro che hai fatto qualche mese fa, che aveva, secondo me, poco compreso dal mercato perché sono titoli che tipicamente uno non va a guardare. Però era un basket con dentro Carrefour e L'Oréal. Che io, come insomma, più volte ho fatto anche sul canale Telegram, ho provato a portare l'attenzione su questo prodotto, però il fatto che siano titoli francesi, poco conosciuti, cioè no, conosciuti, il nome lo conoscono, però dice, ma perché dovrei comprare L'Oréal o Carrefour o Casino Ghisciard? Quello è un prodotto veramente geniale, ti dico la mia, perché se uno va a guardare un attimo la correlazione tra quei due titoli, se
sembra proprio il rosso e il nero. Se sale il rosso, scende il nero, se sale il nero, scende il rosso. Ed infatti sta andando così, perché c'è Carrefour che è superiore allo strike di 20 punti e L'Oréal che è sotto lo strike di 15. Il problema di quello è che chiaramente se poi va sotto barriera non prendi le cedole, quindi ti ritrovi a comprarlo e a magari stare 3 anni senza incassare niente. Ecco, questo era un po' un commento un po' più ampio. Ottima osservazione, molto, molto intelligente. Proveremo a fare alcune simulazioni di pricing. È chiaro che l'impatto sul rendimento si deve poi valutare quello, ecco. Però Poi dici che vanifica un po' proveremo. l'interesse della proposta, se poi la cedola annua ti viene nel 4%, dici non te lo compri più. No, ma sicuramente ci avevi già pensato, però ti dico che proprio dato che le domande tipicamente arrivano su quello e anche io vedo andandoli a guardare che sono bellissimi, però poi dici ma se va a finire sotto barriera non prendo niente. È vero che se tanto prendi un cash collect classico e va sotto barriera non prendi niente a prescindere. Quindi non è che dici sai con gli altri li prendi, no? Sì, diciamo che il focus, come dicevo precedentemente, o almeno il primo obiettivo sarebbe quello di provare a salvaguardare il capitale, ecco, quindi questo è l'approccio, no? E poi chiaramente se le cedole sono a rischio, diciamo che è un rischio secondario, ecco, più di non rendimento rispetto che di perdita di capitale. Però capisco assolutamente la logica e l'affermazione, quindi grazie. Bene, e allora quando dite che se anche un titolo va sotto significa che non va sotto la barriera? Sì, esattamente. Quindi, no, allora se basta uno sopra strike, poi se anche sotto barriera ce ne stanno due, non importa. L'importante è che sia il migliore sopra lo strike. Alberto ci dice giustamente: non si può avere la botte piena e la moglie ubriaca, come si suol dire. È vero, ma noi ci proviamo, dai, buttiamo da lì. Io, poi Marco è sempre molto disponibile e sono sicuro che l'idea poi lo porterà a testare quest'idea di, cioè la proposta lo porterà a testare quanto rendono. Se vede che c'è qualche spazio, sicuramente lo propone. Certo. Va bene. Marco, che facciamo? Ci fermiamo qui, 18 e 38, abbiamo visto le due tipologie, non abbiamo visto i prodotti sul secondario, ma c'è sempre tempo per farlo, non c'era niente che doveva essere comprato domani, diciamo, tranquillizziamo. Ok, magari se vuoi metterli sul canale Telegram dopo che sui Facciamo vari così. commenti e tutto, volevamo parlare anche di questi Ising Code che ci sembravano interessanti, perché no, ben volentieri, ecco. Sì, faremo così, con il video della registrazione metteremo anche l'analisi dei tre prodotti che avremmo commentato a voce, selezionati dal nostro ufficio studi, quindi lo faremo proprio pubblicando il video. Però fermiamoci qui e bene, Marco, che aggiungere? Nulla, insomma, ti ringrazio naturalmente per la tua disponibilità e oggi abbiamo parlato anche di cose che non ti riguardavano strettamente nell'attualità, quindi sia dei decrement che della copertura e per questo ripeto grazie. E figurati, sempre un piacere. Proverò a spiegare le cose in maniera ancora più veloce. Mettiamo sempre più argomenti di quelli che riusciamo a coprire e sarebbe bello invece riuscire a farcela, a seguire tutta la scaletta. Va Vabbè, dai, bene? però riuscivo quantomeno a No. dare tutto lo spazio possibile alle domande. Ci sono stati un paio di Certo. anni che mi avevano segnalato, ma non l'abbiamo visti perché non siamo riusciti. Ribadisco, se avete domande siamo a disposizione, non vi preoccupate, chiamateci sul sito, trovate i nostri contatti e la nostra mail, quando volete, siamo qui per quello. Grazie Marco, naturalmente ricambio gli auguri di Pasqua da parte di Vincenzo e dato che appunto noi ci A rivedremo tutti. appunto dopo Pasqua, approfittiamone. Insomma, ci auguriamo anche buona Pasqua. Auguri a tutti allora. Ciao Marco, buona Un serata a tutti. saluto, a presto. Ciao Pierpaolo. Ciao caro.